puntassero a questo discorso delle smart grids, forse potremmo avere, cioè è complesso, è complicato sul piano finanziario, sul piano regolatorio, però voglio dire, potrebbe essere un grosso obiettivo nel futuro, dove abbiamo competenze e possibilità. Allora, a questo punto io chiedo all'ingegnere Gal, ma perché un distributore importante come l'Enel entra in questa cosa? Ce la farete? È possibile? Quello che non ho compreso esattamente è quanta parte di questa trasformazione richiede una ricerca scientifica. Ci sono ancora problemi aperti dal punto di vista della ricerca, o si tratta invece di tecnologie, dall'accenno del dottor Capra, sembrerebbe che le tecnologie già si conoscono e bisogna solo trovare i soldi e i regolamenti necessari per introdurlo, o invece si tratta di inventare delle cose, cioè questo se si può, vorrei capirlo meglio. Direi che alla sua domanda si può rispondere dicendo che esistono già attualmente prodotti che possono essere applicati, occorre però implementare quella che noi chiamiamo l'innovazione nell'applicazione, cioè l'applicazione è l'innovazione, il prodotto esiste, l'insieme dei prodotti fa l'applicazione e quella l'innovazione. Esistono però anche prodotti che non essere sviluppati, tipicamente abbiamo sentito lo storage, l'immagazzinamento dell'energia elettrica. Oggi l'energia elettrica viene consumata nello stesso istante in cui viene prodotta, no? Quindi quando si schiaccia l'interruttore viene prodotta. Un domani sarà necessario immagazzinarla. Questi sistemi di immagazzinamento sono un oggetto di ricerca molto importante di sviluppo che ad oggi non hanno ancora una rilevanza dal punto di vista dell'ingegneria dell'applicazione. La stessa auto elettrica, che è diciamo importante dal punto di vista dello sviluppo poi di modelli sostenibili e oggi da sviluppare, non esiste, ci sono esempi molto importanti che devono essere ancora sviluppati, quindi c'è una parte di ricerca e una parte di applicazione. Io volevo esprimere la soddisfazione per essere qui stasera, ma anche perché con il ministro Gaiani e con Iger Capra abbiamo condiviso in questi anni un lungo discorso, dibattito, una battaglia sulle reti intelligenti, le abbiamo portato questi temi a tutti i tavoli, principalmente al tavolo europeo, in cui direi abbiamo dimostrato di fare sistema paese, che è un fatto importante, non frequente, sicuramente con delle ricadute anche poi sul nostro paese. Abbiamo esportato questo discorso nel discorso del MEF, Major Economies Forum, in Corea, a Seul, insieme ai coreani, a Washington, la Gridwise Alliance, a Santiago, col CEPA, le Nazioni Unite per il Sud America, quindi credo che ci saranno dei ritorni importanti. Prima di entrare nel tema, che è già stato comunque ampiamente approfondito, volevo dare alcuni cenni, sia organizzativi che dimensionali, rispetto al tema di cui stiamo parlando. Allora, noi come Enel ci occupiamo della distribuzione di energia elettrica, quindi abbiamo una rete di 1.100.000 chilometri, che è quasi l'85% della rete nazionale, è la seconda rete di distribuzione al mondo, perché tutti gli altri paesi hanno reti frazionate, società che gestiscono reti in modo frazionato e distribuito. La Cina ha una rete enorme, è gestita a livello nazionale da State Grid, che è una società che è una holding di 1.300.000 dipendenti, quindi enorme, ma sotto ha 50 distributori, il più grande di quello è Shanghai Power con 15 milioni. Noi con 33 milioni di clienti siamo la seconda rete a livello mondiale. Distribuiamo poi gas come secondo operatore a livello nazionale e gestiamo l'illuminazione pubblica di 4.000 comuni, circa il 50% dei comuni italiani. Ora, noi diciamo, quando ci presentiamo all'esterno in Italia, ma soprattutto all'estero, al mondo, che noi abbiamo the largest smart grid in the world. Perché? Perché abbiamo 33 milioni di contatori elettronici installati, up and running. Li gestiamo centralmente raccogliendo le misure da tutti i clienti, li telegestiamo, abbiamo un'automazione di rete che prevede che tutte le nostre cabine secondarie siano nella maggior parte di esse automatizzate e siamo un benchmark europeo dal punto di vista dell'automazione di rete, dal punto di vista della telegestione del contatore elettronico. Questa è la base su cui costruire poi le reti intelligenti. Cos'è il contatore?
Il contatore elettronico è un contatore che è installato nelle case dei nostri clienti. Lei probabilmente ce l'ha, è un oggettino bianco che ha un display sul fronte. Permette a distanza di teleleggere la misura e quindi non è più necessario emettere una bolletta in acconto e poi in conguaglio, però viene letto ogni 15 minuti ed è possibile anche da remoto. Se lei vuole avere un nuovo contratto di fornitura, attivare da remoto la fornitura, nel caso che lei cessa la fornitura, chiudere il contatore. Se lei vuole un aumento di potenza dal centro di controllo di Roma, possiamo aumentarle la potenza. Se lei non paga la bolletta, glielo riduciamo a 500 watt in modo che ha soltanto una luce il frigorifero. Se lei vuole una nuova opzione tariffaria, le carichiamo la nuova opzione tariffaria. Quindi noi da remoto gestiamo, diciamo, l'energia che viene misurata. Sul display si può leggere anche il consumo dell'ultimo bimestre, il consumo in atto, la potenza in atto. Diciamo che è un oggetto intelligente che è in grado di dare informazione al cliente e all'utility di gestire in modo efficiente la distribuzione di energia elettrica. Abbiamo 33 milioni di contatori in Italia, siamo l'unico al mondo ad averlo. Gli Stati Uniti, sotto lo stimulus package di Obama, vantano 2 milioni di contatori su 600 milioni di abitanti. Noi abbiamo distribuito... 600 sono i russi. 300 milioni di abitanti a 2 milioni di contatori. Quindi ad oggi molto poco. Beh, col contatore elettronico nel 2001, però sicuramente in Nuce nell'80 c'era lo studio. Esatto, è vero questo. È vero. Ora, dal punto di vista della gestione della rete, siamo considerati dei benchmark dal punto di vista tecnico. Dal punto di vista gestionale, noi veniamo misurati all'esterno con i costi per cliente, cash cost per customer, quanti costi noi abbiamo per gestire la rete. Ora, noi siamo partiti nel 2001 con 80 euro per cliente, quindi abbiamo 33 milioni di clienti, 2.400 milioni di euro, con una qualità del servizio misurata in durata di interruzione media per cliente per anno di 128 minuti. Oggi nel 2010 abbiamo ridotto i costi a 49 euro per cliente, quindi li abbiamo quasi dimezzati. La qualità è aumentata e l'abbiamo portata a 45 minuti per cliente. Questo è anche un benchmark europeo. Se facciamo la differenza tra 80 e 49, che sono 31 euro cliente, lo moltiplichiamo per i 33 milioni di clienti, fa quasi 1000 milioni di euro di costi in meno che oggi abbiamo per gestire la rete. Si può dire forse ne avevamo tanti nel 2001, è vero, ma oggi siamo fra i migliori in Europa. Questo ha un impatto sulle tariffe, ovviamente, no? Non è molto noto questo fatto perché il cliente giustamente vede la tariffa nel suo complesso, che nel 96 era 11,15 centesimi di euro per kilowattora e la componente di trasmissione e distribuzione era 4,66, quindi quasi uguale a quella di generazione e vendita. Il 4,09 è la componente legata al costo dell'energia, diciamo erano quasi uguali. In termini nominali, nel 2009 noi l'abbiamo ridotta del 46% e oggi il costo di trasmettere e distribuire l'energia è 2,5. Il costo dell'energia è passato da 4 a 10,5, quindi è quasi triplicato. Noi però la nostra parte l'abbiamo fatta, l'abbiamo ridotta. La parte tasse e oneri di sistema si è aumentata del 50%, è passata da 2,4 a 3,6. Ora, come noi usiamo dire al nostro interno, l'energy mix che abbiamo in Italia si basa anche sullo Chanel numero 5, quindi è abbastanza costoso le componenti che noi abbiamo. Però dal punto di vista della distribuzione abbiamo ridotto del 46%. Questo è anche un riferimento europeo molto importante. Sì. Il costo in bolletta relativo alla distribuzione mi sembra che è regolato dall'authority. Ecco, questo che lei sta dicendo, questa capacità, diciamo, di gestire al ribasso dal punto di vista, perché avete una buona tecnologia, e questo vorrei farlo soltanto una battuta, noi stiamo qui parlando, ma se
e stiamo qui parlando perché abbiamo ancora una grande azienda che è l'Enel, non perché lei ci sa, l'Enel, Finmeccanica. Ecco, un paese regge il confronto tecnologico solo se ci sono le grandi aziende, questo almeno è il mio pensiero, ma penso che anche la mamma sia d'accordo con me. Ecco, questa è la dimostrazione che se non avessimo una grande azienda noi non potremmo reggere la competizione. Ecco, le volevo dire una cosa, ma le altre utility, le situazioni nei piccoli centri oppure nelle grandi città, riescono a reggere dal punto di vista tecnologico questo che lei ci sta facendo vedere? Quello che lei dice della grande azienda è vero, una volta eravamo ancora più grandi, eravamo considerati monopolisti, forse lo eravamo, però nei sistemi a rete l'essere grande è un vantaggio, perché il fattore di scala è un elemento di criticità, perché un errore fatto su 19 milioni di operazioni che noi facciamo annualmente vuol dire fare 19 milioni di errori, però è un fattore di scala importante in termini di ricerca e sviluppo, in quanto l'investimento può essere distribuito su una base clienti più importante. Ovviamente i piccoli distributori, in Italia ce ne sono più di 100 di distributori che hanno magari 500 clienti in un piccolo paese, è evidente, questo è un esempio estremo, che non riescono a sostenere gli investimenti per lo sviluppo. Quindi il discorso della grande azienda comunque vale in tutti i settori, ma principalmente nei sistemi a rete. Ora, per entrare nel nostro argomento, molto è già stato detto sulle smart grids. Il punto di vista del distributore è il seguente, no? L'obiettivo 20-20-20 nel 2020 di cui si è parlato, adesso non sarà 20-20-20, non è più Kyoto, Copenaghen, Cancun, non so la prossima volta dove lo discuteranno, comunque in Sudafrica. Non è mandatory, non è ancora impegnativo su tutte le componenti. Qualunque obiettivo però ci sia, avrà un forte impatto su di noi come distributori. Il 20 rinnovabile è impegnativo. Qualunque però componente venga poi definita, in Italia il 20 si legge meno 17% nel 2020, qualunque però obiettivo verrà definito della riduzione, avrà un forte impatto sulla nostra attività come distributore, ma anche sui nostri clienti, sul nostro essere nel nostro paese e sul territorio. Perché? Allora, prima di tutto lo sviluppo delle rinnovabili, ne abbiamo sentito parlare, no? Dal nostro punto di vista come distributore, gestire le rinnovabili vuol dire non soltanto collegarli nel più tempo breve possibile a costi più bassi, ma vuol dire gestire un'energia che noi diciamo è dispacciata da Dio in modo erratico, quindi non è controllabile, può essere però prevista, e quindi dobbiamo avere dei sistemi intelligenti sul territorio che prevedano nella microarea la produzione di energia rinnovabile, di notte l'eolico, di giorno il solare fotovoltaico, siano capaci di prevederla, di prevedere i consumi del giorno successivo e di portare poi l'energia in modo che possa essere consumata dove e quando nel modo più efficiente possibile. Per fare questo occorre avere una rete che distribuisce non in modo direzionale, monodirezionale, dalle grandi centrali fino a questa spina, ma dove è necessario. Questo implica anche avere dei sistemi di immagazzinamento dell'energia, discorso che facevamo prima che è stato fatto. Quindi questo è uno dei primi aspetti importanti. Il secondo è quello che noi chiamiamo la partecipazione attiva dei clienti al mercato elettrico, che sottintende il concetto dell'efficienza energetica, che non è ancora un obiettivo mandatory, però la comunità europea spinge sempre di più per un aumento di questo obiettivo, devo dire, al di là delle spinte che possono provenire dalle varie istituzioni, governo, comunità europea, un intelligente uso, razionale uso dell'energia elettrica sicuramente è un bene per noi e per le nuove generazioni. Che cosa possiamo fare noi e come impatta su di noi come distributori? Noi siamo fisicamente collegati ai nostri clienti attraverso i fili. Noi possiamo sviluppare la rete in modo intelligente, in modo da mandare segnali ai clienti nelle loro case, ricevere da loro dei ritorni, per fare sì che sviluppino un'autoconsapevolezza sul proprio profilo di consumo di energia. Mandando
i segnali di misura dei contatori di potenza ai clienti si possono sviluppare poi in modo automatico all'interno delle case dei sistemi di gestione di energia in modo da ottimizzarne l'uso. È possibile poi avere dei profili con dei display in modo da vedere, visto che non possiamo passare la giornata vedendo i consumi elettrici, però possiamo avere delle informazioni che ci dicono come possiamo ottimizzarle al meglio, cercare di ottimizzare l'energia all'interno degli edifici, delle case, dei palazzi, delle istituzioni, eccetera. Quindi questo dell'efficienza energetica e della partecipazione attiva dei clienti al mercato elettrico è un aspetto sicuramente importante. Ci è collegato quello che viene chiamato tecnicamente demand side management, che vuol dire cercare di influenzare per quanto possibile il comportamento dei clienti. Ciascuno di noi sa che è molto difficile cambiare le proprie abitudini, però si può cercare di spingerlo con la leva del prezzo, con la leva della consapevolezza, e cercare di spostare i consumi dove l'energia costa meno. Se si riduce il picco, che è 55.000 megawatt in Italia, di solito la terza settimana di luglio, la terza di dicembre, o comunque durante il giorno all'una è il picco di potenza, se si riduce del 5%, significa ridurre di 2.500 megawatt. Che vuol dire non far intervenire le centrali che hanno un costo più alto e comunque non prevedere investimenti nel medio-lungo periodo per aumentare la potenza. Quindi questo è un altro aspetto importante. Il terzo obiettivo che questo scenario ci porta è quello di essere un abilitatore di nuove applicazioni sul vettore elettrico. Tipicamente abbiamo sentito nominare l'auto elettrica. L'auto elettrica può essere ben gestita dalla rete, può essere un sistema di immagazzinamento dell'energia. Porti verdi. Porto verde è un porto in cui le navi che sono all'ormeggio, anziché accendere i motori per mantenere poi la nave in uso efficiente e quindi emettendo come una centrale dal camino continuamente, vengono alimentati elettricamente. Genova, Bari, Brindisi, i porti, quindi viene chiamato cold irony, quindi diciamo abilitatori di nuove tecnologie. Quindi noi diciamo che la rete ha un ruolo strategico come fattore abilitante di questo nuovo scenario in un modello di sviluppo sostenibile. Mutuando un po' quella che è la pubblicità dove c'è George Clooney che dice no Martini, no party, noi diciamo no grid, no party. Dice non investiamo nelle reti. No green, no party. Ma è la realtà, non è una battuta. Questo è il paradigma che abbiamo presentato e oramai diffuso in Europa delle smart grid, dove oramai ci siamo quasi detto tutto, e graficamente rappresenta un po' gli interventi principali. La Distributed Resources Integration. Noi oggi abbiamo 80.000 prosumer, producer e consumer, che hanno il fotovoltaico sul tetto e quindi generano, e se consumano più di quanto generano, prendono dalla rete, viceversa, immettono in rete. Abbiamo illuminazione a LED, ne abbiamo 80.000 in Italia, si risparmia il 50% di energia, i contatori intelligenti, la possibilità di avere display per presentare ai clienti il loro profilo di consumo, sistemi di immagazzinamento. Per esprimere con un concetto, io direi, molto efficace quello che è diciamo, l'efficienza energetica con l'utilizzo delle smart grids, quando eravamo a Washington al Gridwise Alliance, che è l'alleanza dei distributori europei, siamo stati invitati a presentare la nostra esperienza ed è anche intervenuto Steven Chu, che è il sottosegretario del Department of Energy del governo di Obama, che diceva ai suoi distributori, voi dovete avere 3 pulsanti in casa per i vostri clienti, quello verde che è il massimo consumo, il massimo risparmio di energia, quello bianco che è un risparmio medio, quello nero che dice non voglio risparmiare niente. Senza far pensare, i vostri clienti schiacciano il pulsante verde o bianco o nero e scelgono il tipo di risparmio della giornata. Oggi ci sono delle nuove figure che stanno crescendo in America, chiamati aggregatori, che anziché offrire energia sul mercato hanno un portafoglio di famiglie e offrono un risparmio. Dice io risparmio domani il 10%, questo risparmio viene venduto sul mercato elettrico. Invece di generare nuova energia si risparmia, ma viene comunque remunerato. Questo è un discorso interessante che sicuramente
arriverà anche in Europa. Ora, per quanto riguarda l'Europa, come diceva il ministro Gaiani, nell'ambito del Frame Program 7 c'è un intervento anche per quanto riguarda le smart grids. Noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato un'associazione di distributori chiamata EDSO for Smart Grids, European Distribution System Operator for Smart Grids, di cui come Enel abbiamo la presidenza nei prossimi due anni, e insieme all'associazione dei trasportatori di energia abbiamo presentato un pacchetto di progetti pilota alla Commissione europea per 2 miliardi di euro. La Commissione europea ha emesso quello che viene tecnicamente chiamato una communication on financing per trovare le linee di finanziamento di 2 miliardi di euro. Come diceva il Ministro, ahimè oggi non li abbiamo. Però un elemento di positività io vorrei portarlo, nel senso che se noi sappiamo comunque che fino al 2013 non ci saranno linee di finanziamento per i 2 miliardi di euro, esistono però i meccanismi delle call for proposals, tipicamente NER 300 di cui faceva riferimento prima, a cui noi stiamo partecipando per un valore di circa 200 milioni di euro e pensiamo di poter portare questo progetto in Italia assieme agli altri operatori. Ora, l'obiettivo di questa iniziativa, che viene chiamata all'interno del Set Plan Industrial Initiative, è sostanzialmente un partenariato pubblico-privato in cui partecipa l'industria, partecipano gli Stati membri e la Commissione europea. L'obiettivo è di realizzare con i 2 miliardi di euro dei progetti pilota in tutti gli Stati membri per dimostrare i ritorni dell'investimento delle smart grids e attraverso dei key performance indicators, quindi degli indicatori che indicano la performance della rete, a chi vanno i vantaggi di un investimento nelle reti intelligenti, perché i costi dell'investimento nelle smart grid vengono sostenuti dagli operatori e un programma di full rollout nel 2020 per l'Europa vale 130 miliardi di euro, quindi vale in modo importante per tutti i paesi europei. Di implementazione delle reti intelligenti su tutta l'Europa, paesi membri, vale 130 miliardi di euro. Questo non significa che bisogna investirne 130 miliardi in più, ma il complesso degli investimenti nella generazione, nelle fonti rinnovabili, nelle reti, nella gestione del cliente, ottimizzandola con questi 130 miliardi complessivamente è più basso. Il discorso del 5% dello spostamento del picco delle fonti rinnovabili sicuramente ottimizza gli investimenti nel suo complesso. Il gioco però è difficile perché i costi sono a carico nostro, i vantaggi sono nostri ma anche di altri. Ora chi ha i benefici deve anche pagarne i costi, quindi l'obiettivo di questi progetti pilota è dimostrare chi in termini ingegneristici misurati ne ha i vantaggi in modo da poter riattribuire anche i costi. Quindi questo è un po' l'obiettivo di questi progetti europei. Ora, qui ci sono alcuni esempi di progetti che però sono già stati commentati, la mobilità elettrica, l'efficienza energetica, quindi non mi vorrei soffermare. L'auto elettrica, ora nel 2020 degli studi prevedono circa 4,8 milioni di auto in Italia elettriche. Noi oggi abbiamo accordi con Mercedes per la Smart Fortwo, Renault, Nissan, Toyota con le più principali car manufacturer e pensiamo che cominci a esserci una disponibilità non significativa ma comunque che comincia a essere importante nel 2012. Oggi abbiamo in pianificazione di fare 400 cariche, infrastrutture di ricarica, colonie di ricarica in Italia e pensiamo poi di aumentarlo poi nel 2012. È basato sul contatore elettronico che riconosce l'auto, può inviare all'auto il posizionamento della colonnina, automaticamente scambia i segnali col contatore, viene ricaricata che poi invia la bolletta dove e quando il guidatore lo desidera, perché il contratto di energia del guidatore non necessariamente è sempre lo stesso, o paga con una carta prepagata o se vuole pagare col contratto che ha avrà un trader, magari il mese dopo cambia trader, quindi bisogna gestire questo discorso. Quanto tempo ci vuole a caricare una macchina 1200 di cilindrata? La
Smart Fortwo è più piccola oggi, però ci sono anche 1200 di cilindrata, ci sono macchine della Tesla che sono macchine che fanno 280 km all'ora solo elettriche. Il tempo di ricarica è lungo, oggi è circa un'ora e mezza, due ore. Gli studi di ricerca che sono in atto dovrebbero ridurre con delle batterie al litio potenti a 20 minuti, 10 minuti. L'auto comunque si usa meno del 10% del tempo, quindi con un sistema di ricarica ottimizzato in luoghi pubblici, nei luoghi di lavoro e comunque a casa, le auto odierne già fanno come autonomia 120 km, quindi è un'auto cittadina, ma cittadina e non, quindi è già un passo abbastanza importante. Volevo poi parlare, passiamo magari alla successiva, all'interno sempre di queste smart grid abbiamo dei progetti pilota in atto nel sud con i finanziamenti di cui abbiamo parlato, abbiamo nelle regioni di convergenza avviato dei piloti per aumentare la banda, per usare sistemi a larga banda e per gestire queste mole di dati che fanno sistemi di previsione del consumo e della generazione. Abbiamo dei progetti di collaborazione con i costruttori di elettrodomestici in modo, e con la telecom, in modo che all'interno della casa il contatore possa automaticamente parlare attraverso la linea elettrica con le apparecchiature che consumano energia e automaticamente ottimizzare i consumi. Quindi questo per facilitare poi, senza intervenire continuamente, l'ottimizzazione dei consumi energetici. Abbiamo poi installato 80.000 LED in Italia che permettono risparmio del 50% di energia. E come direi ultimo cenno e poi chiudo, questo è il set plan che prevede circa 70 miliardi di euro ad oggi complessivamente. Noi abbiamo chiesto 2 miliardi per le smart grids, per le smart cities sono previsti 11 miliardi. Ci stiamo anche impegnando sulle città intelligenti. Che cos'è una città intelligente? Una città intelligente, nell'accezione della Comunità Europea, è una città che si impegna a ridurre di ulteriore 20% le emissioni di CO2 rispetto a quello che è l'obbligo per lo Stato in cui risiede. Quindi per l'Italia meno 17, più meno 20, meno 37. Nell'accezione generale, una città intelligente, una smart city, è una città che coniuga degli obiettivi di qualità al servizio ai propri cittadini, ai nostri clienti, con target in un modello di sviluppo sostenibile. Ora, noi abbiamo proposto e stiamo proponendo alla Comunità Europea un modello di città intelligente collaborando con alcune città italiane, in cui gli interventi principali sono legati sicuramente all'ottimizzazione dell'energia negli edifici esistenti e a un piano di sviluppo urbanistico che preveda l'ottimizzazione dell'energia all'interno degli edifici. È legata all'uso di flotte elettriche pubbliche, gestione delle merci all'interno della città, che è sicuramente un tema molto importante usando flotte elettriche private, fonti rinnovabili sul tetto, utilizzo dell'energia in modo intelligente con la domotica all'interno delle case, porto verde, in generale gestione dei rifiuti non ci riguarda direttamente, però è un elemento anche importante, sviluppo del verde, e abbiamo anche fatto un'analisi sulle città intelligenti che ci sono oggi, la prossima si vede male, nel mondo. Allora, noi partiamo da una situazione di grande vantaggio perché abbiamo una piattaforma nell'infrastruttura elettrica che gioca per il 34% nella diminuzione di questi obiettivi di CO2 per una città intelligente. Gli esempi che abbiamo analizzato sono Amsterdam City, che viene chiamata Amsmarterdam. C'è un quartiere di Amsterdam che sta sviluppando il modello di città intelligente, però è basato su contatori elettronici, LED, auto elettrica, cosa che sicuramente noi già abbiamo. Malaga, con cui noi partecipiamo con i nostri colleghi spagnoli, è un quartiere che prevede anche a sua volta auto elettrica, colonnine di ricarica le nostre, i LED i nostri, contatori elettronici i nostri, perché stiamo installando 13 milioni di contatori elettronici in Spagna. E Boulder in Colorado, che è l'esempio forse più noto nel nostro mondo, ma anche dal punto di vista tecnologico abbastanza povero. Gli americani, che sono dal punto di vista tecnologico on the edge of technology, come loro dicono, in tutti i campi, non lo sono nella rete elettrica.
sono molto... Professor Paganetto, che è un economista rivolto molto all'industria, non ci dice due battute? Te ne devi proprio andare? Va bene. Giorgio, poi chiudiamo, apriamo un po' di qualche dibattito. Ah, ecco, no, c'è Airaghi che voleva dire una cosa. Mi dovevi dare un po' di numeri. Ah, ma sono numeri molto semplici. Allora, grosso modo, il mercato mondiale della trasmissione e distribuzione di energia elettrica vale un centinaio di miliardi di euro, o di dollari, come preferite, l'anno. Parlo di mercato mondiale, è chiaro che cosa succede, che ci sono dei paesi che crescono moltissimo, altri un po' meno, ecco. Diciamo che l'Europa grosso modo cuba per un 10% di questi numeri. La questione l'ha già posta bene io, credo, l'ingegner Gallo, cioè cosa succede quando si cerca di introdurre l'intelligenza nella rete. C'è un po' di ridisegno della rete, c'è un po' di elettromeccanica, c'è tanta elettronica, c'è tantissima informatica e comunicazioni. Quanto stima? È difficile dirlo, perché qui siamo veramente all'inizio. E la mia impressione è che tenderà a crescere nei prossimi anni fino ad arrivare ad una cifra comparabile a quella attuale della trasmissione e distribuzione. Però naturalmente è un mix diverso, un po' si aggiungerà ma un po' si sostituirà. Potrà valere così, a occhio, un 50% di quello che attualmente si spende in trasmissione e distribuzione. Non so qual è l'impressione dell'ingegner Galper, non oggi, domani. Problema dell'industria. Qui bisogna parlare di industria europea più che di industria italiana, perché è vero che ci sono tantissime piccole e medie imprese che possono fare un lavoro eccellente, però non c'è dubbio che il grosso è fatto dalle multinazionali europee, quindi che hanno una certa quantità di stabilimenti anche in Italia, quindi voglio dire, da questo punto di vista contano. Ma no, per esempio Schneider, Siemens, Schneider, Alstom, insomma, tanto per dire... Sì, naturalmente, era già stata citata, non volevo citarla anch'io. Ecco, sono imprese anche largamente presenti in Italia e quindi fanno bene a fare il loro lavoro. È davvero straordinariamente importante in questo momento che nello sviluppo delle idee che abbiamo sentito prima, sia europee che nazionali, la voce dell'industria manifatturiera sia presente, se no rischiamo l'operazione dei contatori elettronici. Che non vale la pena di discutere adesso, ma insomma è un capitolo ormai passato. Posso dire una cosa? No. Ingegner Gallo. Io non sono completamente d'accordo con lei, perché quando lei parla di grandi